Sono stato ripreso dal presidente, la, de la devo spiegare bene, che se no, poi dopo si attaccheranno. Oltre che al Kaiser eh, anche ad altre cose. L'avevo spiegata molto bene in un video di circa quattro mesi fa, l'acquisizione dell'inter tramite Sama, la Sama è la branca centrale dell'Arabia Saudita, eh, che ha coordinato i Ha coordinato dei fondi per acquisire l'inter. È vero il discorso degli americani che hanno degli sgravi fiscali per gli investimenti nel calcio e quant'altro, quello è vero, ma io ripeto quello che ho detto circa quattro mesi fa. Banca centrale dell'Arabia Saudita, Sama, che ha eh, coordinato l'operazione tramite dei fondi sauditi, sono andati in acquisizione dell'Inter. Ci saranno due, ci sono, non ci saranno, ci sono due private equity. Americani, come nel è la stessa operazione fatta nel Newcastle, dove nel Newcastle c'è 80 piff e poi due private equity inglesi. Nell'inter ci sono due private equity americani, 10 e 10, 80% saudita. Quindi l'inter è saudita. I private equity non c'è bisogno che ve lo spieghi io cosa sono e cosa fanno. Sono lì 10% uno, 10% un'altra, ma l'inter è acquisita dai sauditi. Dirlo ora. È molto più difficile. Ho aspettato apposta, credetemi, che rivenisse fuori la voce degli americani perché eh, tanto sui giornali non c'è scritto nulla, degli arabi non c'è scritto niente, ma è ora e lo controbatto con forza anche perché io sono non convinto di più, noi siamo convinti non di più e faremo anche una live perché ci sono le variazioni. <ride> Se no, quello lì poi si attacca ai 10% di un private equity americano. Ma vedo perché. Sama ha coordinato l'acquisizione dell'Inter tramite quattro fondi arabi. Registra di questo video, perché poi dopo, quando, quando poi sarà tutto ufficiale, noi potremo far vedere determinate cose che sapevamo. Non sto parlando di documenti, eh. Non esiste nessun americano che comunque pur avendo gli sgravi si, che, 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 che poteva collarsi un miliardo e due di debiti ma non scherziamo gli arabi comprano l'Inter, comprano Milano comprano i brand, te l'ha detto un po' anche l'altra sera anche Zanon che solo i soliti noti potevano sminuirlo, No, te l'ha detto Zanon come si muovono, fa piacere sentire cose diciamo da un anno no?". comprano l'Inter perché poi l'Inter gli serve anche per altre cose quindi ho detto tutto, mi gioco la chiavetta e qualora non arrivassero gli arabi, io vi autorizzo a venirmi ad offendere a ogni video che faccio. Voi venite sotto, mi offendete, io non vi rispondo nemmeno, non vanno nessuno. Però, se non arrivano gli americani, che poi tutte le volte parlano di americani, fateci caso, non fanno mai il nome, perché hanno provato una volta a fare un nome e 22 ore dopo sono stati smentiti dal portavoce, Parlo Di Lazri. Bettarelli a un livello talmente basso di comunicazione che a 500 like ti dava il nome del colosso che non lo voglio nemmeno più menzionare. Rana Dive, il marocchino nemmeno. Appena hanno provato a fare un nome, eh, americani, ma chi sono questi americani? Chi? I nomi, dov'è il nome? Sai perché non lo fanno il nome? Perché non esiste nessun americano. Dirlo ora ammatti, no, è da matti che l'Inter è araba. E per quello lo dico ora. io. Ma lo diremo anche in live nel giro di due o tre giorni. L'Inter è stata acquisita tramite la Sama, banca centrale dell'Arabia uh, dell Saudita, che gestisce dei fondi sauditi. E questi quattro fondi sauditi con due private equity hanno acquisito l'Inter. Poi dopo lo vedremo. Eh? Intanto fatevi fare i nomi degli americani e tutte le volte americani sì ma chi sono questi americani chi ho sentito dire Brookfield Brookfield, Brookfield non l'avrebbe avrebbe presa nel 2021 poi cosa fa Brookfield fa la onlus cioè praticamente nell'operazione ci doveva guadagnare non ci guadagna più chi la prende Octree secondo te Octree per rientrare de... a parte Octree ha già dichiarato ufficialmente che l'Inter a loro non interessa ma poi cioè scusami Secondo te, per, per rientrare di quasi 300 milioni, octri si accolla un miliardo e due di debiti. lo sai cosa ti ha detto. Octree to, oh, tenetevela, siamo arabi, segnatevi questi. Ci prendono per il culo perché poi, dopo li prenderemo per il culo. Noi, questi ti parlano di americani. Innanzitutto, chiedigli il nome. Il giornale ti parla di americani. Ti dice, come ho detto nel video precedente, ti dice, le vuote dell'Inter visto i problemi economici di Zang sono a rischio. No parte quello che ti diceva il Glass Trust non esiste. Le ruote dell'Inter sono impegno a Glass Trust e ad Optri. Quindi sono inattaccabili. L'Inter non rischia nulla. I problemi del cinese sono del cinese, non sono dell'Inter. Ciao Inter. <ride> Ora ci si diverte tra un po'.